Prima che cominci questo video, fatemi sapere qual è il vostro numero preferito dalla A al 15. Second. Bentornati sul canale, sono Nex, siamo qui assieme con un nuovo video di Clash Royale. Oggi, ragazzi, stagione nuova, 20 nuovi e 5 euro in meno dentro a PayPal, perché andremo a shopparci, ragazzi miei, assolutamente, il Pass Royale. Oh signore, io qui ci rimango. Non sarà tutto, avremo da farci, ragazzi belli, la regina, eccola qua, a livello 14, anche se oggi la porteremo tipo al 13, pronta da essere, diciamo, libro dei librati. E poi livellata, per poi provare a trovare dentro questo pavolozzo qua i 40k di un'eventuale altra regina che dovrebbe saltare fuori. Indi per quindi quando, già perché non si capisce niente dall'intro, come tutte le sante volte, pollicione su perché è importantissimo per evitare che la pastorizia vada in malora. E se ancora non avete fatto iscrizione e campanella per essere aggiornati, così, a caso. Diversamente, avremo anche il baule. Cioè, ragazzi, oggi video ricco sugoso. Comincerei partendo subito dal farci il pass, perché che fai, non ce lo butti il vil denaro. E quindi, con il pass sbloccato abbiamo anche, tra l'altro, 16.000 monete. Abbiamo un intero bellissimo pass da prenderci. L'emote di questa season mi sembra che sia lo spiritello drogato, esattamente quello. Ma a noi questo non interessa. Abbiamo da fare subito come prima cosa anche questo qua, perché andremo anche a farci le guerre oggi, signori, che facciamo? Ce ne priviamo. Ma assolutamente no. Non so se posso trovare un campione, ma avete detto che si può trovare qua dentro al posto della leggendaria. Non sarò mai così tanto fortunato, anche se le reclutazioni tanto mi fanno comodo, ma non sono assolutamente un campione. Il P.E.K.K.A. non utilizzo P.E.K.K.A. fratello, mi trovi tutte le volte P.E.K.K.A. Io guardi, cioè fratello, non so cosa devi dire. Abbiamo principe 12 volte principe, attenzione. Per terminare, carta leggendaria, dammi una che ho già maxato che faccio dei soldi, dammi una che ho già maxato. La domatrice è incredibilmente buona, anche perché stiamo livellando il mazzo assolutamente MK domatrice. GG comunque al clan, perché abbiamo letteralmente messo in quella posizione che non è in piedi gli avversari, quindi GG assolutamente. Con ciò partiamo col primo duello di oggi, abbiamo il deck domatore classico, vediamo dove ci porta. One eternity later. Sono tutti a letto stamattina. Ok, no, ce l'abbiamo. Siamo contro il signor Mattonella. Guardi, signor Piastrella, è signor muratore questo. Io parto col domatore, lei non abbia cose brutte. Vediamo, ragazzi, svezziamo subito il game con un bellissimo spiritello di carogna. Via, spiritella col carognone. Ci dà, ok, fate, guarda, solo che lei non ha la cimitero, amici, come prima, assolutamente. Mando un moschettino dietro, vorrei mandare trongo, fratello, vorrei mandare trongo. Anzi, mando subito trongo, perché vorrei fregare poi del signore del dietro. Vai, fai usa, bravo, fratello. Fratello, molto bravo, molto bravo, fratello. Questa gli spariamo in testa dritta come fosse un piccione. Perfetto. So che adesso manderà qualcosa di brutto, che potrebbe essere MK, PEC, quello che volete. Però nel caso. Ah, principe. Fratescia principe. Oh, forse l'ho messo male. Forse l'ho messo male. Mannaggia a me, ragazzi. A volte veramente gioco come un licantropo che si è appena fatto mettere in. Ma io perché devo dire sempre queste cose? Questo è un grosso problema. Questo è un grosso problema, ragazzi. Ma grosso come un rognone d'un toro, perché non mi aspettavo avesse il gigante goblin. Diciamo che potevo evitare di sprecare tante risi prima per il principe. Sono successe cose brutte e l'ho recuperato. Non me l'aspettavo assolutamente e dovevo far fuori assolutamente il suo moschettino dietro, altrimenti mi avrebbe disfatto. Signor muratore si è arrabbiato. Signor muratore è arrabbiato come una belva satanata. Però a livello 12 il suo signore lì in fondo, quello tipo tutto che non c'ha la calvizie, posso mandare il moschettino in fondo. Facciamogli sprecare il suo abilitozzo col tipo. Preca di abilità. Preca di abilità. Bravo, fratello, bravo. Mando un bellissimo tronco, così quello fa così. Benerremo. Lui se ne va. Ora avrà sicuramente principe. Ah, non manda principe? Veramente. Io, ragazzi, mandalo a fare quello solo, perché se posso col ragazzo zampa e vado a torre. Sono un bel po' di danni. Certo, non ci arriverà mai, perché appunto fa poi tutto il blocco, quello che vi pare. Però nel caso metto un cannone, che adesso so che lui c'ha il tipo e non spreco più niente. Faccio così che vado a pararmi il colpo. Olè. Quello muore. Oh, ora siamo messi bene. Ora abbiamo il giro quello bueno. Fratello, ora è il giro es bueno. È il giro es bueno. Faccio così, così lo mando via. Bottarella lì in fondo. Olè. Quello se ne va. Ma hai tirato la torre? Ma il moschetto ha preso la torre, vero? Fratello, cinghiatemi. Cioè, datemi la cinghia sulle gambe, vi prego. Una bella cinghiata sulle gambine. E sistemiamo tutto. Anche se lui non so se ha tipo delle spell o no. Perché se non dovesse avere delle spell, io me la gongolo. Come l'ho detto, come l'ho detto. Lascia stare, come l'ho detto. Lasciamo perdere. Come l'ho detto, fratello. Come l'ho detto. Tra l'altro, mi sono accorto che col tronco possiamo farli fuori quelli lì. Quindi facciamo così. Mando quello lì in fondo. Vediamo se possiamo creare qualcosa di intelligente. Il domatore l'ho lanciato molto alla carlona, ma ci sta. Un po' per il meme si fa tutto quanto. Bella farbolina. Distanziare lui. Così. Guarda il ragazzo zampone.
re dei criminali, gran re dei criminali, signor Zampa. Ora, quello fa questo, va benissimo, facciamo così. Dai, direi che abbiamo difeso in teoria, eh. Dovremmo aver difeso abbastanza benino. Cannoncino lì in fondo, così va indietro, bravissimo. Oh, muy mayor, ho un attimino rischiato prima perché mi è partita la scimmia, ma ci sta, ragazzi, i primati alla fine erano la nostra, i nostri progenitori, ci sta un attimino se torniamo indietro all'epoca delle banane. Quindi, domatore andrà a difendere il suo ragazzo Zampa. Come non avessi detto niente, però lo ammazzo e c'ho la torre libera. Primo game andato, ok, ci sta. Ho giocato un po', ragazzi, come una piovra che veniva presa adesso per essere messa in pentola e bollita, ma abbiamo comunque vinto. Pecca Bridge come secondo mazzo e non ci sbagliamo. Gran peccone. Tra l'altro, questa season finiamo di maxarlo. Ci facciamo anche l'arietazzo livello supremo. Così anche quel deck è finito. Possiamo continuare senza troppo problema. No, lascia andare, ragazzi. Volevo attivare la principale, ma non so se mi attacca il fantasma quando è invisibile. Quindi preferisco evitare. Cioè, avevo il dubbio, non lo so. Magari poi me lo hit sono io un povero deficiente, però non lo so. Nel caso, però, vede, fratello, quello lì in fondo. Quello lì in fondo scassa le oca perché il fantasma lo sa che. Cioè, se era furbo, fantasma, stava fermo. No, che ti attacca. Se era furbo. Ora, mando qua in fondo il tipo che dovrebbe non morire. Bravissimo. Vediamo se manderà i tartarini che possiamo difendere. Fratello tartarino. Fratello. Ah, ma è ronco, però. Vai che vai, torre, ti prego. Itta. Non è tanto. Ma che schifo. Ma che schifo. Che schifo. Lei lo saccagniamo malissimo. Questo lo ittiamo. Lei la manda a difendere il boia. Quelli me li fa fuori. Lui non c'è problema. Lei adesso andrà a torre con una cattiveria bestiale. Perché la fuorilegge è cattiva come una belva. Come niente dietro, facciamo così, metto Zizu al centro, così vado a bloccarlo. Vieni, bloccati, fratello, bloccati. Guarda che il pack, ma non si è calcolato il pack, raga. Non si è calcolato il pack, questo tipo. Non ha calcolato il pecca. Ma mi scusi. Ma non è un golem di ghiaccio. Mannaggia al libro. Vabbè, il signor muratore, si vede che doveva mettere giù una caldana del calcestruzzo delle robe. Se un attimino, non lo so, un secchio di cemento. Se è un pochino invaghito. Fratello, tu un pochino arlecchino, te lo dico. E io che stamattina gioco veramente anche come se mi avessero picchiato o mi avesse investito l'autobus. Però ha messo, abbia quittato, ragazzi. Cosa fai? Ah, non è, no, 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 no. Non si quitta, fratello. Non si quitta. Non si quitta. Vero uomo de alfa. Vero uomo de alfa. Ora faccio così, lascio entrare lui perché poverino mette un attimino a disagio. L'ho fatta apposta, ragazzi, lasciamogli fare due hit, che almeno non vorrei che poi si andasse a buttare giù dalla finestra. Buoni, non voglio che poi cerca di fare atti estremi e poi la colpa è mia. Nel caso, no, evidentemente devo evitare di mandare il, come si chiama, il nostro bellissimo arciere, però. Una cretinata, una boiata, ragazzi, una pepegata, possiamo permettercela. Con la hit, Zizu che è quello che basta per far fuori lei, zipete zipete. Arietazzo laterale a dare un po' di dispaci. Ah, buongiorno, buongiorno a signore Dede Belo di MK, oh, sinceramente. Ma comunque lo posso difendere perché l'ariete non solo è utile in attacco, ma pure in difesa fa la sua parte. E viene a ittarmi, faccio quello che vuole. C'è un gran peccone dalle dimensioni importanti, soprattutto dalla grande stazza larga. Sta a vedere che poi mi prende la torre e io dico, mannaggia me che ho fatto anche carestia. O carità, come si chiama? Carestia è un'altra cosa. Hit onesta. Ora, ragazzi, mio de bello, io mando il membro di scorta dello zio. Se non c'ha spell, guarda quanta roba c'è. C'è una spellina, io la butterei. Ma che spell, c'hai MK, mannaggia al libro, butta MK, porco accio il demonio. Ora questo lo hitto, faccia quello che vuole. Un altro MK bello come il sorcio. Hitta quello, fai quello che vuoi, bottarella. Lei zipete zipete, lei fa quello che vuole, tanto comunque non me la prendo in due secondi. Vinciamo il game. Ok, l'abbiamo giocata molto tranquilla, ci sta, fratello. Cioè non è che dobbiamo stare sempre col cardiopalma. Anche se non vado una volta in ospedale per tachicardia, a me non mi fa schifo. 3000 monete, sugose. E già che ci siamo, ragazzi, andiamo a completare, o meglio a cominciare il maxing del la regina. Quindi, regina livello 11, intanto 35k glieli diamo. E lei, primo campione che livello, tra l'altro, livello 12, perfetto. Ora, abbiamo da darle il libro dei libri, esattamente questo, così ce la facciamo al livello 13. Pensavo costasse di più, però, pensavo costasse 10 carte, non 8, beh, nel caso meglio. Quindi le diamo il libro dei libri e arriva, ragazzi miei, essere completata. E voilà, la facciamo anche livello 13 e ci dovremmo stare, fatemi vedere. Olè, migliora, livello 13 e questa la spariamo, è tanta bella roba. E adesso, se dovessimo essere anche in tromba, fatemi vedere. Quanto ci manca, fratello, per fare... No, ci manca tanta robina. Appena arriviamo al libro dei libri, quello lì in fondo, cacciamo la regina. 20 carte su 20 e poi ci apriamo anche questo baule dei jolly che ci potrà riservare 40k monete. Non farebbero assolutamente schifo. Come mia madre. Diversamont, fratello mio de bello, abbiamo da farci il gameino. Nella battagliozza con la domatrice, dato il mazzo domatrice che utilizzo, che è esattamente questo qui. E vediamo di cavarci fuori un ragno del buco. Anche perché le carte sono livello 11, 12, insomma, alcune al 13, però. Non è un buon inizio. Fammi magia che mazzo domatrice solitamente mi riserva cose veramente golose. Anche perché c'è nel baule del clan, quindi magari è un segno che oggi devo vincere con la domatrice. Siamo contro. Ok, un grandissimo utilizzatore di namecciani da fitness. Nel caso, gran Valkyria dal fondo. Aspettiamo un attimellino. Dunque, ragazzi, la capanna dei fitness potrebbe dire MK.
Zappa e Canon Nero Telle. Ma non ne sono sicuro perché nelle war si trova di tutto. Quindi, non dite chi. Ma se faccio così, ragazzi, una gran fulminazza. E poi mando lei dietro a fare un po' di magombo, no? Che lei fa fuori quelli. Uellalalala. Bella robina. Muore anche il mini pecca. Perché muore il mini pecca. Ma ammazzi, mi ammazzi il mini pecca, per favore. I namecciani da fitness sono da nerfare subito. Nerfate i namecciani da fitness. Quando vedo zio e capanna e cimitero. No, no. Perché mettere una cimitero quando puoi avere zio e MK? Scusa. Per quale arcaico motivo mettere quello quando puoi mettere... però non vorrei che andasse su quella. Non andare. Ok, stiamo per subire tanti tanti danni. Stiamo per subire tanti tanti danni. Tantissimi. Cioè, a meno che adesso non mandi questi bellissimi battini. E fratello, io non te lo vuole di 10, io non te lo vuole di 10. Ma se non faccio così e mando via The mini di Pekka, me spacca testa. Me la spacca lo stesso. Non mi aspettavo avesse Pekka. Scusate, MK e lo zio. Cioè, è una cosa che mi disturba. Allora, signor deficiente, faccia il bravo. Lo chiamerò signor deficiente, perché un mazzo del genere ce l'hai per forza se sei un deficiente. Io vorrei andare dall'altra torre. Fratello, facciamo così, buona, fratello buono. Facciamo così. Così lei me la ammazza tranquillamente. Tanto è lo stesso livello. Lui deve giocare MK che non ce l'ha. Io a torre ci vado. Onestamente parlando, non gli do neanche del valore in attacco. Che però questi fitness pian pianino a torre me la prendono. Perché non è che sono proprio simpatici. Quindi, lasciamoli fare. Mando battini lì sopra. Ora dovrebbero riuscire a far fuori i fitness, se non sbaglio. Valchiria dal fondo. Nel caso faccio così. Lascio che Itti mando un altro. Altra domatrice. E perché? Perché sì. Mandiamo questo dietro, che vado a stunare MK. Almeno lei riesce ad andare a fare una dascina a torre. Non ce la fa mai, perché non ce la farà mai nella sua vita. Fratello, io te dici che non te le voglio te dici. Ma mi sa che ci sono dei problemi, ragazzi. Mi sa che ci sono dei grandi problemi in vista. Grandi problemi. Non mi aspettavo onestamente che andasse a torre e riesce a tankare poche... È un casino. È un casino. Come non detto, il deck domatrice non doveva vincere. È stato incredibilmente bello, veloce e indolore. Lasciamo che il signor deficiente ci prenda la tower. Non ha fatto tre corone, peggio per lui. Ma tanto le 3k del duello ce le siamo fatte. Poco problema, fratello. Sì, sì. Ora quindi ci prendiamo un po' di cose per rifarci un po' dello schifo. Un attimino. È come se ci lavassimo le mani dopo averle immerse nell'etame. È uguale. 5000 monete che ce le prendiamo assolutamente. Abbiamo 25 rare. Ci stanno. Gettone comune non dovrebbe darmi le monete. Sì, ok. Va. Ok, abbiamo le epiche maxate. Devo fare una cosa un po' estrema. Del calibro di. Andiamo qui in fondo. Andiamo sull'arco. Lo facciamo livello 12, signori. Io ve l'ho detto, lo voglio livellare, cioè non me ne frega niente. Arco livello 12. So che è una cosa immorale, brutta, è quello che volete, ma lo schifo. Se Sada fa schifo, lo facciamo e lo facciamo bene. Nel caso, gli diamo 100 giù la razzi. Lo cacciamo a livello 12. Già pronto per livello 13. In futuro poi vedremo il da farsi. Andiamo esattamente adesso a prenderci di nuovo queste altre ricompense. E anche, se non erro, 7500 monete. Abbiamo ancora 5. Ci sta onesto. Dopo ne rifacciamo, non è un problema. E 50 gemme che ci servono per i deck content settimanali. Detto questo, ultimo game di oggi. Abbiamo da utilizzare il deck Golem di Elisir. Andremo un po' a far schifo, ma... Fratello, siamo contro l'elefante rosa. Mannaggia il libro delle carte rare. Buono, buono, fratello, buono. Buono, buono, buono. Ok, allora. Golem di Elisir. Partiamo di qua, che c'è la torre, diciamo che è leggermente danneggiata. La nostra, intendo. E indi per cui evitiamo di dargli ulteriore vantaggio. Guaritrice in fondo. Ok, lui ha il deck maxato. Io non ce l'ho maxato. Devo sperare che non abbia cose. Certo che però appena uso sto mazzo, Valchiria me la dai subito. Mannaggia. Ma guarda che roba, ma guarda che roba. Guardalo, guarda che schifo. Guardalo, guardalo. Guarda che schifo. Ma se faccio tipo così, ragazzi. Ma è inutile, mannaggia. È inutile, porco demonio. È inutile. Detto almeno faccio fuori il... Avete presente veloce indolore? Sarà veloce indolore, ve lo dico. Però mi devi ittare l'ercio! Mi devi ittare l'ercio! Mi devi ittare! Ho il drago veramente strapico. Certo che poi io il golem di Elisir non lo so giocare, già ve l'ho detto. Allora, ripartene in fondo. Io mando quel... fratello, fa quello che ti pare, ma io adesso più di fare così, non so... vi giuro, ragazzi, cioè, sia la strega che la Valchiria mi danno problemi a profusione. Una cosa vomitevole. Drago infernale. Devo rifare il giro per forza. Draghettino in fondo. Devo usare la furia quanto prima. Sarà veramente complesso. Facciamo così. Sì, fratello, ma come faccio? Ma me l'ha messa anche perfetta sulla curatrice, guarda. Le ha messe pure perfette sulla curatrice, mannaggia. Sì, fratello. Ragazzi, vi voglio bene, ma penso l'abbiate visto che seppur io non sia bravo a giocare sto mazzo, è completamente tossico per me, sto coso. Vabbè, è stato veloce e indolore anche questo, raga. Veramente veloce e indolore. Con ciò comunque, non disperiamo, il nostro ce lo siamo fatti. È giusto un attimino per toglierci la mano di bocca, ma apro anche due casse, ragazzi, per il meme, così almeno cominciamo ad andare avanti un po' col pass, che volendo, aspettate che se ho fatto già 35 LOL, se abbiamo 2000 in più potevamo andarci a fare lo spiritello. Ma sapete che faccio, nel caso apro una cassa e non mi interessa. Vediamo di trovare qualcosina, vediamo. Se era leggendaria alla prima, tipo impazzivo malissimo, penso. Ve ne accorgevate, nel caso siamo a 35, possiamo livellarci lo spiritello. Quindi torniamo indietro, spiritello lo facciamo a livello 12 e let's go, signori. Oggi giornata di restyling.
un po' bella bella proficua per quanto riguarda la regina che si caccia a livello 13. Abbiamo l'intero deck che ora è come base a livello 12, tanta robina. E ho da fare l'ultima cosa di oggi, che era essenzialmente dare questi punti stella all'arciere magico che mi ero scordato di darglieli, penso, 2 mesi fa, quando stellai il deck. Fatemi sapere sotto nei commenti se anche a voi piacciono le prugne. Pollicione su, iscrizione e campanella per evitare che arrivi in casa l'uomo nero. Io con ciò vi saluto e che dire, qui The Next è tutto. Basta!